Siamo qui con il sindaco Spada di Domus de Maria. E come si può utilizzare l'enogastronomia di qualità e la dieta mediterranea per sviluppare il turismo? Allora, intanto noi abbiamo fatto una programmazione territoriale importante, abbiamo fatto realizzato e già attivo, che ha impiegato anni naturalmente, un piano urbanistico solo per le zone agricole. E quindi questo ha comportato valorizzare le aree agricole, valorizzare il prodotto agricolo, valorizzare naturalmente tutte le aree a vocazione agricola oppure per agricoltura, allevamento. Che tipo di prodotti tipici avete lì? Noi abbiamo uno dei prodotti tipici importanti di cui abbiamo fatto il marchio di Deco, di locale, che è il fico. È il fico di Chia, di cui abbiamo fatto un disciplinare. L'abbiamo fatto anche studiare dall'Università di Sassari e ha un nome botanico che si chiama Nero di Chia. E questo, con il prodotto tipico, con la marchio, ha dato slancio anche alle aziende agricole e abbiamo anche realizzato un parco comunale, un parco agricolo ambientale in via di realizzazione, in cui praticamente stiamo cercando di riprodurre tutte le piantine di fico per venderle e abbiamo stabilito, i botanici naturalmente che abbiamo interpellato, che ci sono 40 qualità di fichi nel nostro territorio. Grazie mille, grazie. Uno degli esempi, diciamo, poi ci sono anche altri prodotti, ma il prodotto proprio che si perde nei secoli, perché abbiamo trovato un fico, abbiamo una campagna di scavi nella città fenicio-punica di Bitia, a Chia, e tre anni fa, durante gli scavi, è stato trovato un fico di ceramica votivo che risale alla notte dei tempi.